L'anno scolastico alla Sensinas ha inizio e la scuola accoglie tre nuovi studenti. Cayetana, apparentemente una ragazza molto ricca e snob. Valerio, l'irriverente festaiolo fratellastro da parte di padre, di Lu, cacciato dall'ennesimo collegio per i suoi conclamati problemi comportamentali e di droga. Rebecca, ragazza ribelle e anticonformista che si è trasferita con la madre nella casa di Guzman, messa in vendita per pagare i debiti contratti dal padre. Guzman assale Samuel non appena lo vede, accusandolo di aver originato i problemi che hanno condotto alla morte di Marina. Nonostante l'intervento della preside, a ribadire la comprensione per la tragedia che sta vivendo, Guzman minaccia gli amici di escludere dalla propria cerchia chiunque si avvicinerà a Samuel. Christian si sente in colpa perché Nano, durante un colloquio in carcere, gli ha rinfacciato di essersi fatto comprare da Carla e Polo nell'omettere la verità sull'omicidio. La stessa Carla si accorge della sofferenza di Christian, il quale prima o poi parlerà, mentre Polo appare insolitamente euforico. Samuel ha iniziato un secondo lavoro da rider per pagare la cauzione al fratello e un abile avvocato. Valerio organizza una festa in discoteca per conoscere meglio i nuovi compagni. Dopo l'ennesima rissa sfiorata con Samuel, Guzman assaggia la droga di Valerio per anestetizzare il dolore. Ander confessa che i genitori, a causa della sua omosessualità e della decisione di abbandonare il tennis, stanno divorziando. Carla annuncia a Christian che suo padre gli ha procurato un posto in una prestigiosa università americana. Consapevole che si tratta di un escamotage per toglierlo di mezzo, Christian decide di andare a costituirsi alla polizia. Lungo il tragitto, la sua motocicletta è tamponata da un'automobile che successivamente si allontana. Nel frattempo Nadia è avvertita da Omar che il padre ha avuto un ictus ed è ricoverato in ospedale. Lui e Valerio intrattengono da tempo una relazione segreta. Il mattino seguente la preside annuncia alla classe l'incidente di Christian. Gli amici si precipitano in ospedale, dove apprendono che l'amico rischia di restare paralizzato dalla vita in giù. Il padre di Carla è disposto a farsi carico delle spese mediche per una clinica privata in Svizzera, dove potrebbe riacquistare l'uso delle gambe. Carla si rende conto che è stato suo padre a causare l'incidente, tanto che il genitore ha organizzato l'immediato trasferimento del ragazzo, in modo che non possa parlare con nessuno. Al momento di salutarsi, Christian sussurra a Carla che prima o poi lei e Polo verranno smascherati e quel giorno spera di stare bene per poter ballare sulla loro tomba. Osservando la reazione ostile di Christian verso Carla, Samuel intuisce la verità e decide di incontrare Nano in carcere, cosa che non aveva ancora avuto il coraggio di fare. Samuel promette al fratello che lo farà uscire di prigione. Poi inizia con l'accettare la proposta di Rebecca di prendere lezioni per imparare a boxare. La madre di Guzman ha organizzato una veglia per Marina, ma il ragazzo non ha ancora elaborato il lutto e non voleva dire nulla agli amici. Il padre di Nadia torna a casa e, durante la sua convalescenza, dovrà essere Omar a prendere le redini della famiglia e del negozio. Lu è invidiosa della nuova arrivata Cayetana, trovando di cattivo gusto il suo continuo pubblicare autoscatti su Instagram. Apprendendo che negli ultimi 4 anni Cayetana ha studiato a casa e che vive sola, Lu si fa invitare da lei. A loro si uniscono Valerio e Guzman, il quale ha deciso di disertare la veglia per sballarsi con droga e alcol. Rebecca si offre di aiutare Omar e Nadia a fare l'inventario. Samuel riesce ad avvicinarsi a Carla e, dopo essersi fatto dire che è coinvolta nella morte di Marina, ha un rapporto sessuale con lei nel bagno di un pub. Ander e Polo vanno a recuperare Guzman, sentitosi male, e lo trascinano a letto. Polo stuzzica Ander, masturbandosi a vicenda e promettendo di dimenticare tutto l'indomani mattina. Cayetana ha ripulito casa e accoglie 2 signori, i quali si rivelano essere i veri proprietari, mentre lei è una ragazza alla pari che si occupa di tenere in ordine l'appartamento. Al risveglio, Guzman confida ad Ander che la sua rabbia verso Samuel non è dovuta alla presunta responsabilità del fratello nella morte di Marina. Guzman si sente in colpa per non avergli dato retta quando lo avvertì di fermare sua sorella e Nano, sospettando inoltre che quest'ultimo possa non essere colpevole. La conversazione è ascoltata da Polo, il quale fingeva di dormire. Samuel vuole rubare il cellulare a Carla per scoprire se nasconde qualcosa di compromettente.
Nadia e Rebecca concordano di sottrarglielo la sera stessa durante una festa in discoteca. Da quando si è lasciato con Carla, il rendimento scolastico di Polo è peggiorato. Il ragazzo, tormentato da attacchi di panico e strane visioni, ha smesso di prendere le sue medicine. Ander confessa a Omar di aver flirtato con Polo, sperando di spronarlo ad abbandonare il rigido contesto familiare. Omar, però rassegnato al proprio destino, lo invita a frequentare liberamente altri ragazzi. Valerio chiede a Nadia di essere sua tutor, senza nascondere il secondo fine di corteggiarla. Cayetana si impegna giorno e notte per fingersi una ragazza ricca, quando invece aiuta la madre come donna delle pulizie presso diverse famiglie benestanti e ha nascosto di essere stata ammessa alla Sensinas con una borsa di studio. Sua madre, che tra l'altro fa le pulizie anche nella stessa scuola, vorrebbe che Cayetana la smettesse di raccontare bugie e non si vergognasse delle sue origini. In discoteca Nadia vuole bere e drogarsi esattamente come Guzman, dandogli una lezione su cosa significa vedere una persona a cui si tiene farsi del male. Rebecca scatena una lite con le ragazze, dando modo a Samuel di prendere il cellulare a Carla. Samuel è però sorpreso da Guzman, che lo accusa di essere un ladro. Carla lo difende, asserendo che la cover dei loro telefonini sono simili e si è confuso. In realtà Carla vuole che Samuel stesso controlli il suo cellulare, perché non ha nulla da nascondere. Approfittando della distrazione di Carla, Cayetana ha l'occasione per diventare amica di Lou. Omar abbandona il negozio e raggiunge Ander in discoteca, dove può baciarlo e ballare insieme a lui. Mentre Samuel e Carla hanno un rapporto sessuale, Guzman e Nadia trovano finalmente il coraggio di confessare i loro sentimenti e si baciano. Tornati a casa, Nadia e Omar vengono rimproverati dai genitori per aver lasciato sguarnito il negozio. Stanco di essere comandato, Omar spinge il padre a terra e quest'ultimo lo caccia di casa. Polo confessa ad Ander di aver ucciso Marina e successivamente lascia un messaggio vocale sul cellulare di Carla. Ad ascoltarlo è però Samuel. Ander dà un ultimatum a Polo. Se non confesserà la verità entro 24 ore, andrà a parlare con Guzman. Carla suggerisce a Polo di costituirsi alla polizia, precisando però di non voler essere coinvolta. Samuel ha avuto un incidente sul lavoro e, stanco di correre pericoli per pochi soldi, diventa il corriere della droga della madre di Rebecca. Dopo non aver avuto il coraggio di rivelare le sue colpe a Guzman, Polo assume troppe pasticche. Cayetana risponde alla chiamata di Ander sul telefono del ragazzo. Cayetana e Ander portano Polo da un dottore amico della ragazza per farlo riprendere con discrezione. Dimesso dall'ospedale e non avendo più niente da perdere, Polo autorizza Ander a parlare con Guzman. Omar si è trasferito da Ander e lì è libero di essere se stesso e viene ben accolto dalla madre del fidanzato. Costretta a lavorare più a lungo in negozio per sopperire all'assenza del fratello, Nadia vorrebbe che Omar tornasse a casa. Intanto la ragazza ha derubricato il bacio con Guzman a un errore dovuto all'alcol. Valerio esorta Nadia a proseguire la storia con Guzman, con il secondo fine di allontanarlo da lui. Guzman invita Ander a un'uscita a quattro con lui e Omar. La serata non va per il meglio, poiché Guzman continua a pensare a Nadia e Ander è preoccupato per la situazione di Polo. Ignorati dai rispettivi partner, lui e Omar fanno amicizia. Carla si presenta a casa di Samuel per mangiare un piatto di maccheroni riscaldati al microonde. I due ragazzi, preso atto delle rispettive solitudini, hanno un nuovo rapporto sessuale. Valerio fa in modo che Nadia incontri Guzman affinché i due trascorrano la serata a casa del ragazzo. Ander decide di reggere il gioco a Polo, però vorrebbe che pagasse la cauzione a Nano e restituirgli la libertà almeno fino al processo. La madre di Samuel trova una busta piena di soldi indirizzata al figlio. Cayetana ha rubato un vestito a una cliente della madre, la quale pretende che i suoi sotterfugi abbiano fine. Cayetana però la esorta a reggerle il gioco ancora un po', dato che la nuova vita le sta portando amicizie e forse l'amore. Alla richiesta di Carla sul perché non si è ancora costituito, Polo risponde provocatoriamente che altrimenti si vedrebbe costretto a fare anche il suo nome. Carla, piena di rabbia, tenta di dargli uno schiaffo ma suona la campanella. Nano si presenta alla Sensinas e gli amici trattengono il furibondo Guzman. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.